Bergamo bussa alla Corte europea dei diritti dell'uomo e a quella della Commissione europea. Il braccio lungo del dolore dei bergamaschi è ancora quello del comitato Noi Denunceremo, che chiede con una lettera indirizzata alle due istituzioni internazionali di vigilare sulle indagini in corso in Lombardia. Per i legali dell'associazione ci sarebbero gli estremi per il reato di crimini contro l'umanità. Se si interrogano i bergamaschi, tutti diranno che il problema più grande è stato creare una zona rossa troppo tardi. Abbiamo rilevato il virus il 23 febbraio e abbiamo bloccato l'intera regione l'8 marzo. Stiamo parlando di un lasso di tempo di circa 2 settimane in cui le persone erano libere di spostarsi, andare a lavoro, al ristorante. Probabilmente hanno infettato migliaia di persone e abbiamo visto i risultati. L'attività del gruppo di attivisti è iniziata a marzo, un modo per elaborare il lutto anche a Bergamo, dove i funerali, come nel resto d'Italia, sono stati vietati. Ci aspettiamo che chi deve, chi ha commesso qualche errore paghi per questo, perché mio papà non meritava di fare una fine del genere, lasciato morire da solo 15 giorni noi della famiglia senza poterlo vedere, senza poterlo sentire, senza potergli stare accanto in questi momenti che per lui sicuramente sono stati tragici, anche perché lui contava molto su di noi, si affidava a noi. Con oltre 6.000 morti, Bergamo è stata una delle province d'Italia più martoriate dal Covid. Tutte le famiglie di Bergamo piangono almeno un morto. Ricominciare non è semplice. La via intentata da Noi Denunceremo potrebbe essere un modo.